Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org. Sia lodato Gesù Cristo. Cari bambini, abbiamo sentito come dopo la morte del re Salomone il suo regno fu diviso in due parti, il regno di Israele formato da 10 tribù, il regno di Giuda formato da 2 tribù, Beniamino e Giuda. Questo perché dopo la morte di Salomone il suo figlio Roboamo, che era il legittimo successore di Salomone, in primo luogo era una persona arrogante, una persona superba e poco intelligente, non perché gli mancasse l'intelligenza, ma non era una persona virtuosa. E per questa ragione, invece di ascoltare i consigli degli anziani, delle persone sagge, lui ha preferito ascoltare i consigli dei suoi compagni, che erano disonesti come lui, e allora ha trattato il popolo con durezza, con arroganza. E questo causò la divisione del regno di Davide. Guardate, castigo del peccato di Salomone. Salomone ebbe come erede una persona che non aveva nulla a che fare con la sua sapienza. Ebbe come erede un cretino. E lui ha diviso il regno di Israele, e così il regno diviso diviene anche più povero e anche più debole. E dopo arriveranno quelli della Babilonia e facilmente prenderanno questi due regni, che non avranno le forze per difendersi. Allora, e anche questo, il regno di Israele, invece di seguire Roboamo, il legittimo erede di Salomone, preferì seguire un servo, un schiavo di Salomone, perché lo schiavo di Salomone era più intelligente del figlio del re Salomone. E quindi le 10 tribù con Geroboamo formarono il regno di Israele, che in sé non era un regno legittimo. E Geroboamo, il primo pensiero che ebbe non fu un bel pensiero. Geroboamo, re di Israele, voleva impedire che le tribù che formavano il suo regno, voleva impedire che queste tribù dopo tornassero a Roboamo, cioè che cambiassero idea e in qualche modo lo abbandonassero. Per questa ragione lui voleva impedire che i suoi sudditi andassero ad adorare Dio nel Tempio di Gerusalemme, e tutti sapevano che avevano l'obbligo di andare almeno 3 volte all'anno al Tempio di Gerusalemme per adorare Dio, per offrire sacrifici, per onorare nostro Signore. Allora Geroboamo pensò:
se 3 volte all'anno i miei sudditi devono andare a Gerusalemme e vedranno Roboamo, eccetera, ho paura che dopo loro rimangano là nel regno di Giuda e non tornino più da me. Per questa ragione, Geroboamo, re di Israele, pensò di costruire un tempio nel suo nuovo regno. Innanzitutto mandò innalzare 2 vitelli d'oro, uno a Betel e un altro ad Am, e propose questi 2 vitelli d'oro come i loro dei, dicendo: ecco gli dei che voi dovete adorare. Da oggi in poi non dovete più andare a Gerusalemme, ma dovete rimanere qui e adorare questi vitelli d'oro, uno a Betel e un altro ad Am. E così Geroboamo trascinò il suo regno nell'idolatria. L'idolatria è un peccato terribile perché vuol dire adorare falsi dei. E qui, invece di adorare il creatore del cielo e della terra, loro cominciarono ad adorare vitelli d'oro, 2 statue, 2 vitelli, una forma di vitello d'oro. E questo però subito ebbe il castigo di Dio, perché il re Geroboamo si comportò così male. Non solo lui, ma anche la sua famiglia fu terribilmente castigata. E così, in un attimo, Geroboamo e tutta la sua famiglia miseramente perì, sparì dalla faccia della terra. Dopo Geroboamo, i suoi successori furono come lui, cioè malvagi e idolatri. Per questa ragione il regno di Israele fu sempre in preda al disordine e all'anarchia e non ebbe lunga durata. Il Signore cercò in tutti i modi di far ragionare, mandò anche i profeti in Israele, ma loro si comportarono sempre male. E allora, per finalmente Dio mandò un re pagano, il re degli Assiri, per distruggere il regno di Israele. È questo che noi vedremo nella prossima puntata. Sia lodato Gesù Cristo. Vuoi informarti, formarti e orientarti nel caos contemporaneo? Ascolta radionomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più visita il sito www.radionomalibera.org.